Buongiorno, allora, benvenuti, bentornati da Io ci sto. Questa del coro è una manifestazione recente, è qualcosa che è sempre comunque collegata a Io ci sto. Gente che si mette insieme per fare delle cose. 10 anni fa alcuni cittadini, quasi un migliaio di cittadini di questo quartiere, di questa città, si misero insieme per rimediare a una... a uno schiaffo che questo quartiere aveva avuto, la chiusura di tutte le libere indipendenti. Queste persone si sono messe insieme e hanno detto io ci sto, e da 10 anni con il loro volontariato, con le loro quote e con le quote annuali e soprattutto con la loro presenza qui hanno permesso che questa associazione, io ci sto, facesse un regalo al quartiere e alla città. Adesso non sto a raccontarvi tutte le meravigliose cose che io ci sto ha creato e continuo a creare. Sono 10 anni, ripeto, questo è il 10° anno, ci sarà una grande festa e il coro sarà di nuovo protagonista in quell'occasione. Cerchiamo di arrivare in tanti a quella festa, associatevi, abbiate anche voi l'orgoglio di dire io ci sto. Quest'anno, proprio quest'anno, l'associazione è passata per i nuovi da 50 a 30 euro. È un regalo proprio che fate a voi stessi, quella prima cosa, quindi fatelo. Il coro è l'espressione più grande di fare cose insieme, in sintonia e produrre un risultato. Ed è una cosa bellissima. Lo sentirete, lo ascolterete e vedrete che i coristi hanno un fiore come è un fiore bianco, è un fiore fatto da bambini. Non esistono bambini dell'Ucraina, non esistono bambini russi, non esistono bambini musulmani, non esistono bambini ebrei, non esistono bambini neri, esistono i bambini e sono il futuro di questo mondo. Pensateci, perché se anche solo ognuno di noi accetta di ascoltare l'altro e non di aggredirlo, come succede da Io ci sto, forse un passo avanti verso questa cosa meravigliosa che tutti ci auguriamo in questo periodo particolare, ma forse lo facciamo tutti quanti insieme, fate tutti quanti come Io ci sto. Il coro di Io ci sto. Accompagnano il coro la maestra Cinzia Martone e il maestro Andrea Sassano. Ha creato, organizzato, sopportato e dirige questo coro Francesca Tutti-Giardina. Buongiorno a tutti. Noi vogliamo semplicemente esprimervi in un momento molto duro per tutti. La
la vicinanza, l'unione, la possibilità di fare cose belle attraverso l'arte, attraverso la musica. E stamattina siamo qui per questo. Io vi chiedo una cosa. Come potete notare, siamo fuori, stiamo cantando fuori, c'è vento, ci sono due microfoni che sono quelli, diciamo, per coro, e poiché abbiamo realizzato questi brani anche pensando a delle parti solistiche, per loro è difficile cantare senza un'amplificazione, diciamo, forte, tra virgolette. Quindi vi chiedo di fare quanto più possibile silenzio e di godervi questo momento prezioso. Al di là del risultato, la musica è bella perché, vedete, unisce le persone, ci fa stare bene a prescindere. Grazie. Alcuni brani tratti dalla famosissima opera rock Jesus Christ Superstar. Per voi abbiamo scelto dei brani che raccontano del rapporto tra Maria Maddalena, Gesù e Giuda. Augurandoci che le nostre scelte siano di vostro gradimento, vi auguriamo un buon divertimento. Io sono Giuda e ho mangiato alla sua tavola, con i miei dubbi, con le paure, col senso dell'ignoto e del tradimento. Dicono che tu sia Dio che sei fatto uomo, ma la folla è rumorosa e il rumore mi spaventa. La mia mente è più lucida ora. Finalmente, anche troppo bene, riesco a vedere dove saremo presto tutti. Se separi il mito dall'uomo, vedrai dove saremo presto tutti. Gesù, hai iniziato a credere alle cose che dicono di te. Tu credi davvero che questo discorso di Dio sia reale? E tutto il bene che hai fatto verrà presto spazzato via. Tu hai iniziato ad essere più importante delle cose che dici. Thank you.
questo brano incontriamo tre personaggi. Gesù, figlio di Dio, in una veste umana e vulnerabile. Egli è stanco e preoccupato. Maddalena, che lo rassicura ungendogli il corpo con unguenti per rilassarlo. E poi c'è Giuda, il quale mette in scena vari aspetti del suo umano sentire. Ammirazione per quell'uomo così particolare, voglia di credere alle sue parole e paura delle conseguenze. Personaggio importantissimo questo Giuda. Sappiamo che solo grazie al suo tradimento Gesù potrà compiere il suo sacrificio salvifico per l'umanità. Solo grazie a lui, il traditore. Inesauribile di grazia e di misericordia. Che ognuno di voi possa sperimentarlo, questo sentimento profondo e trasformatore, che possa aprirsi alla bellezza di un legame che supera ogni comprensione umana, perché in lui troverete la pace,
la gioia e la speranza che cercate. Ed io, Maddalena, vi invito a lasciarvi avvolgere da questa infinita misericordia, a lasciare che sia l'amore a guidarvi lungo il cammino della vostra vita. Thank you.
stati in tanti oggi a Gerusalemme per accoglierlo. Alcuni lo conoscono già, altri ne hanno solo sentito parlare, ma l'entusiasmo è di tutti. E mentre lui procede, vengono stesi mantelli al suolo ed agitati in festa rami di palma e foglie appena staccate dagli alberi. Osanna, canta la gente, come cantavano gli angeli alla sua nascita vicino alla capanna. Ricordate? Osanna, Osanna, che preghiera ed acclamazione a un tempo e significa ti chiedo salvezza e ti celebro perché puoi salvarmi. Cantate non solo per me ma per voi stessi perché siete benedetti. Un finale che esprime tutti i dubbi e le domande del caso. Giuda chiede a Gesù il vero significato del suo sacrificio. Come sarebbero andate le cose se fosse venuto al giorno d'oggi, invece che 2000 anni fa, quando i mass media non esistevano? Forse ha peccato di protagonismo? Giuda non vuole diffamare Cristo. I suoi sono dubbi spontanei, nati nel tentativo di riuscire a capire cosa significasse la sua figura e cosa significasse per milioni di giovani in quel momento di rivoluzione anche spirituale che furono gli anni 60 nella coscienza americana. Jesus Christ, Jesus Christ,
Yeah.
il tecnico audio Francesco Preziosi, il maestro Andrea Sensale, il maestro Cinzia Martone, l'assistente alla pianola Costantino, Francesca Curti Giardino, il coro di Oggi Storia.